Buongiorno Rider, bentornati sul canale. Anche oggi parliamo di novità. Anche oggi parliamo di batterie infinite, quindi 900 Wh. E come avevo detto l'ultima volta, oggi parleremo della sorella minore di quella che è stata la presentazione della settimana o della volta scorsa. Se non l'avete ancora visto, qua in alto vi lascio il link. Basta che premi e guardi il video della volta scorsa e dopo riguardi questo, non so, vedi, fai quello che vuoi. Oggi parliamo della sorella minore perché parliamo della EX900 Carbo, o qualcuno la chiama semplicemente Carbo. È la Carbo però in versione 2023, una Carbo totalmente rinnovata e con una serie di novità anche solo sul telaio, però basta cincischiare, guardati la sigla e dopo torniamo con la bicicletta. Andiamo! Oh, eccola qua la nostra Carbonio, anzi, Carbo per gli amici. Una bicicletta con un telaio non più full carbon come quella della volta scorsa, una bicicletta con un triangolo anteriore in carbonio, Torai 800 come per la Hummer, ma con un carro in alluminio, scelta probabilmente per contenere i costi, perché monta lo stesso carro che monta la Sport e che montavano anche le versioni precedenti. Quindi parte anteriore totalmente rinnovata, dopo vi farò vedere un dettaglio, perché anzi qua lo potete vedere. Nasconde l'ammortizzatore all'interno del telaio, lo vediamo dopo. Tutta rinnovata appunto nella parte anteriore, mentre per il carro si resta sul vecchio concetto che Olimpia aveva già studiato. Anche in questa versione, come per l'Hummer, troviamo un 29 all'anteriore, 27,5 posteriore, sempre per dargli un tocco un po' più fuoristradistico, un po' più aggressivo e per perseguire totalmente la linea del mallet. Però ci sono diverse novità, anzi, più che novità, diverse differenze rispetto a quella che è stata la bicicletta della volta scorsa. L'ammortizzatore non è più nella parte bassa, ma viene riportato in alto. Il link è nascosto all'interno di questi due pezzi di telaio, non so come dire, in maniera molto molto bella. Ma le novità sono sulla componentistica. Perché? Perché da quest'anno Olimpia si affida per la sua Carbo una forcella totalmente italiana, che è una forcella EXT o Extreme, prodotta, se non erro, a Vicenza, che non ho mai avuto l'occasione di provare, ma anzi mi piacerebbe molto farlo. Se avrò occasione magari di provare questa Carbo, vedremo un po' come va. Forcella è la nuova versione, perché è la 2.5 e dicono che sia una forcella, pur essendo 36, molto molto rigida, quindi ci dà una sensazione di avere una forcella più grossa dall'anteriore. Per quello che riguarda l'ammortizzatore, monta un RockShox Super Deluxe, non in versione Ultimate. Altre particolarità rispetto, anzi, altre differenze rispetto alla Hummer sono, ovviamente, come dicevamo prima, la forcella, i freni, che in questo caso sono i 520 di casa Shimano, ormai una garanzia, quello che Olimpia ha montato per la maggiore, soprattutto negli ultimi tempi. Cambio, ovviamente, anche in questo caso SRAM GX. Le ruote, come potete vedere, sono le Mavic D-Max. Anche queste, se fate caso, le stanno montando davvero in tantissimi. Come dicevamo, la grossa, grossa, grossa particolarità di questo telaio è qui. È davvero, secondo me, un'opera d'arte. Foro superiore che va ad integrare all'interno del telaio, nella canna orizzontale del telaio, in maniera completa, un ammortizzatore che ben si adatta a questo stile di bicicletta. Ovviamente, come per tutta la gamma Olimpia, ormai lo strasapete se conoscete il marchio,
La batteria è una Powerline di proprietà appunto del marchio italiano. Anche qui il motore è il nuovissimo Holly Edge, come dicevo la scorsa volta, se fate caso, se lo vedete dal vivo, sembra davvero molto simile al Bosch Performance X, la versione di quarta generazione appunto. Anche qui il telescopico è di casa Crank, quindi telescopico Crank Radar, con il suo comando davvero molto particolare, montato su una sfera che permette di posizionare al meglio la leva. Anche in questo caso accessorio di qualità, il campanello, e cos'altro dirvi? Chiaramente come per la Hummer, le ruote, le gomme, meglio dire, sono affidate a Victoria, con la mazza davanti e la martello posteriore. Anche quelle sono davvero curioso di provarle, perché? Perché non ho mai provato un copertone Victoria. Quindi se avrò l'occasione, tecnicamente con la prossima settimana ci sarà l'occasione di provare la Hummer, vi farò sapere anche come mi trovo personalmente con queste gomme. Penso di avervi detto tutto, penso di avervi dato quantomeno la curiosità di andare a vedere in negozio questa bicicletta, davvero davvero molto bella e molto curata esteticamente. Questa è in colorazione bianca carbonio, quindi codice 03, mentre esiste anche una versione in carbonio rossa, se non sbaglio codice 04, e andatele a vedere perché dal vivo sono spettacolari. Il video non rende, anch'io inizialmente l'avevo vista a video, ho avuto l'occasione di vederle in fiera, molto di corsa, ma in negozio hanno tutto un altro aspetto. Per quello che riguarda il peso, qui non le ho ne ancora pesate, su questa non l'ho neanche pesata, mentre su Hummer siamo intorno ai 23 kg, io penso che qui ci spostiamo nell'orbita dei 26. Sarà mia cura fare una prova peso, anzi, un secondo solo che vado a prendere la bilancia. La bici pesa 26 kg, quindi 3 kg in più rispetto alla Hummer. Vale la pena? Ma considerando che si risparmiano quasi 1000 euro, a voi le conclusioni. Io vi ringrazio come sempre di aver visto tutto il video. Se avete domande fatele pure nei commenti, se non vi siete ancora iscritti al canale, male, fatelo, per voi è gratis, a me aiuta un sacco a crescere. E ci vediamo, perché no, al prossimo video con il test dell'anno, quindi della sorella maggiore. Buon proseguimento su YouTube, ciao!